nuova o vecchia darsena. Queste vecchie immagini in bianco e nero fanno ricordare quella che era la tradizione savonese di vecchi pescatori e del vecchio porto di Savona. Ma la darsena ora è diventata qualcosa di più, è diventata un punto di riferimento turistico e culturale per tutti i savonesi, ma soprattutto per tutti coloro che vengono a passare in provincia di Savona le loro feste. La vecchia darsena sta veramente diventando la nuova darsena di Savona, ma anche un grande punto di riferimento culturale. Speriamo, pensiamo di sì, speriamo di sì, vediamo che le istituzioni ci credono, gli imprenditori anche. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio dando il massimo. Per tornare giù da te a Detroit. I turisti, soprattutto che vengono dal Piemonte, apprezzano molto questi tipi di concerti all'aperto in questo meraviglioso scenario. Quali sono le prossime tappe? Abbiamo in programma il concerto del Conservatorio di Alessandria di Cuneo. Nella stessa serata verrà assegnato il premio speciale alla carriera al Jazz Trio Savona. Poi seguirà sabato il concerto dei Weisspiel, gruppo svizzero di Ginevra precisamente. E da ultimo chiuderà la rassegna il concerto dei Joy Singers Choir, gruppo gospel di Valenza.